Salve a tutti ragazzi, sono Doom98 e ben ritrovati in questo nuovo video di Brave Frontier EU. Allora, abbiamo una nuova patch note 1.3.2 che ci permette di andare ad affrontare a Flatilit alcune cose. Qui abbiamo delle missioni, ottimo perché stanno uscendo anche le novità esclusive. E sì ragazzi, farò il video con calma quando saranno tutte e sei disponibili, quando avranno già detto come sono le unità, cioè le loro caratteristiche. Farò il video anche quando le rilasceranno, ecco. Ah, e poi un'altra cosa ragazzi, una cosa molto importante riguardante Brave Frontier. Vabbè, innanzitutto abbiamo il Vault, cioè chiave tridente, modifiche e correzioni, eccetera eccetera, aggiornamento dell'interfaccia. Ok, adesso andiamo a vedere direttamente concretamente senza andare a leggere, perché se no vi annoio, penso sappiate leggere anche voi. Andiamo nei regali e vediamo un po' cosa troviamo. Chiave tridente, prova la nostra nuova parata esclusiva, fai scorta dei punti merito. No, non ci posso credere, come punti merito, pazzesco. Idolo specchio magico per le nuove unità. Ok ragazzi, è ora di parlare di una questione abbastanza grave. Allora, come vedete, anzi no, come sto notando io, non sto crescendo molto di iscritti in quest'ultimo periodo. Questo perché? Perché Brave Frontier, che è la serie principale del gioco che mi ha portato a così alta cifra, non è che riscuote grande, non riscuote grande successo, è che non ha molta utenza in Italia, ragazzi. Andando a vedere la pagina di Brave Frontier RPG su Facebook, facendo un esempio, vabbè, so che ha 1 milione di download sul Play Store, ma questa versione è europea. Questo vuol dire che ci sono Spagna, Inghilterra, Francia e via discorrendo. Quindi i player italiani si riducono, facciamo 1 milione diviso 5, sì. Tra questo 1 milione diviso 5, chi mai è davvero un giocatore attivo e chi no? Cioè chi è che scarica il gioco, dice ah questo stile di gioco non mi piace e chiude il gioco e quindi non gioca più? E soprattutto chi è che va su YouTube e cerca Brave Frontier Ita? Perché questo qua è un gioco che in Italia è davvero poco poco conosciuto, ragazzi. Quindi io, per fare per così dire un investimento sul futuro, ragazzi, ve lo dico proprio di netto, sono costretto a ridurre di molto i video di Brave Frontier. Sono costretto a farne di meno, ragazzi. Purtroppo è così. È così. Se voglio crescere, devo staccarmi da Brave Frontier e fare altri giochi. Certamente, per essere più originale possibile, non voglio fare Clash of Clans o Minecraft, anche perché sono giochi che a me non piacciono. Per carità, a me Brave Frontier piace, ma se continuassi a farlo molto frequentemente come facevo prima, non arriverei da nessuna parte, ragazzi. E questo vlog si doveva fare, si doveva fa vabbè, questo video, questo vlog sarebbe arrivato un giorno, ragazzi, perché sì, mi sono sempre chiesto come ho fatto a crescere così tanto solo per Brave Frontier, perché alla fine per le altre serie non penso ci siano così tanti iscritti. Voi mi seguite principalmente per Brave Frontier. E quindi da un po' di tempo sto crescendo poco, tipo 5 iscritti a settimana, 10 iscritti a settimana. Di solito ne facevo 30-40, quindi qualche battuta d'arresto si sta verificando, ragazzi. Sono costretto a ridurre molto i video di Brave Frontier per fare altri video, come per esempio Fallout 4, Binding of Isaac o altri giochi. Avevo intenzione di fare i miei giochi del passato, anche lì molto belli, però giochi di un certo spessore, retro game come Metal Slug. Oppure ho visto il gioco Pokémon per Android, quella specie di cosa pezzotta, le è piaciuto. E quindi potrei fare anche altri video del genere, perché no? Prendendo alcuni giochi sul Play Store, magari avrei in mente anche di far uscire giochi Android di merda. Avrei già un pensierino, come vi spoilerò già, Snello svegli la crescente. Ma che razza di gioco! Potrei anche fare video del genere. Sono tutti esperimenti che devo fare, però rimane il fatto che Brave Frontier, a parte che ci sta questo sfasamento tra EU e Global, cioè è anche giapponese, cioè non ha senso secondo me. Si doveva fare un gioco singolo che stesse allo stesso punto di cronologia, perché quelli del Jap stanno più avanti di tutto, ok? Quelli del Global sanno già che contenuti ci avranno. E noi dell'EU sappiamo già che contenuti avremo, quindi non c'è più tutto sto sfizio delle unità. Ah, poi ho pure 5 gemme, però preferisco aspettare le esclusive che non so, valuterò con i miei occhi, ragazzi. Spero di non avervi annoiato, però ragazzi devo dire le cose come stanno. Andiamo nella Parade Garden e beh, oddio, che cosa assurda.
usando una chiave tridente si fa la parata dei tridenti, rune della conoscenza, le rovine di un'antica città sembrano infestate da strane creature. Andiamoci con Aesir, tesoro male. Ok, ecco a voi i primi Mermion, come vedete. Vabbè, qua mi ho messo alcune sfere perché il team è reduce dal trial di Scalmo. Anzi no, ad esempio mezza una sfera. Vabbè, lasciamo questa. Non ho messo queste nuove cose qui da Arvashel. E non lo so, i Mermion, ok, sono abbastanza facili da sconfiggere. Morti immediatamente. Non ne ho preso neanche uno. Di solito dovrebbe droppare qualcosa. Neanche un altro Mermion. Zero Mermion. Diavolo dolce. Zero Mermion di nuovo. Sono 10 battaglie, incredibile. Vabbè, fila che è una meraviglia. Altri Mermion che sono morti. Non ho preso neanche un Mermion. Cosa cazzo è? Ah, ecco qua ragazzi, rovine della conoscenza per 15 di esperienza e 15 di energia, ecco, vi dà molta esperienza. Una chiave tridente si può acquistare a 10.000 punti merito. Potete acquistare soltanto una chiave tridente ogni 4 settimane addirittura. Energia 30, rovine della conoscenza livello 2 con 3 chiavi tridente. 25.000 punti esperienza, ricompense farmabili. Un'unità esclusiva è Mermion, fondi con un'unità acqua. Per 154.000 scambio per 2.000 punti merito. Ho preso un Mermion. Bene, ho preso un Mermion Mega Rare. Chissà cosa andranno a fare. Posso o scambiarli o fusionarli. Diciamo hanno il potere di un cristallo. Però preferisco scambiare. Non so se li scambio. Vabbè, non ha troppo senso una parata del genere, non lo so. Ho capito per l'esperienza, per far livellare i giocatori. Però costa tantissimo la chiave ed è anche molto rara a quanto vedo. Ok, 11.000 di esperienza. Eccolo qua il Mermion, la mia conoscenza ti sarà utile. Oi mamma, 6 stelle addirittura. Sembra un Barney. Allora, facciamo un esempio. Diamo a Diana una cosa del genere, no? Diamo a Diana questo coso qui. Sono 103.000 punti di esperienza. Ok sì. Ragazzi, ho visto che i Mermion sono dei cristalli dei poveri, perché danno circa 150.000 punti di esperienza. Oddio ragazzi, questo dungeon non ha quasi senso. Vabbè, ho sbagliato qua, non ha quasi senso. Andiamo a venderli, mi sembra una stronzata sinceramente. Ok, perfetto. Cosa? L'idolo che costa 10.000, assurdo. Assurdo, lì dove costa 10.000. Scambiamo unità. Eccolo qua, bei 2.000 punti. Li portiamo a casa. Vabbè ragazzi, io non ho nient'altro da aggiungere. Non voglio annoiarvi facendovi vedere le altre parate. Scusate se non avete visto la mia faccia per la prima parte del vlog, perché avevo del vlog, del video, perché mi ero scordato di attivare la registrazione. Spero che voi non siate rimasti delusi ragazzi, perché io davvero sono costretto, se voglio crescere su YouTube, sì, sono costretto a ridurre di molto l'apporto di Brave Frontier. E mi ridurrò a far vedere qualche novità eccezionale, come le unità che stanno uscendo e nient'altro. Ragazzi, grazie per avermi seguito. Spero voi accettiate questa mia decisione. Non ci posso fare niente, ragazzi. Sto diminuendo molto di iscritti e non mi piace, sinceramente. Piccola nota riguardante anche il dungeon, che non ha molto senso, a parte perché la percentuale di prendere quel Mermion non so quali sia sinceramente, e ho visto che è molto bassa. Ne ho preso uno in due run e è un cristallo dei poveri. Per farmare esperienza alla fine non è neanche tutto sto granché, perché devi usare una chiave che prendi per tantissimi punti merito. Quindi ragazzi, una parata sì, quasi inutile, cioè non ha molto senso neanche per farmarti i cosi, perché sono chiavi più rare di quelli dei folletti. Cosa? Ci becchiamo al prossimo video.